andiamo a piedi? Perché oggi non piove, allora andiamo a piedi, amore. Perché c'è una ruota dietro? C'è una ruota dietro perché così se buca una gomma la sostituisce. C'hanno tutte le Jeep, c'hanno una ruota dietro. Mentre le macchine non c'hanno la ruota dietro. Eh no. Mentre le macchine non c'hanno la ruota dietro. No. Buongiorno. Iniziamo il vlog di oggi così, da un prato, in mezzo alla città. Con il rumore del traffico sotto, perché sotto c'è un tunnel. Perché oggi vi porto in giro con me nei vicoli e vi porto in giro con me in quei posti dove andavo quando lavoravo qua in centro. E poi vi spiego anche perché vi porto in giro. Qua siamo in piazza, cioè nei giardini, che siano chiamati giardini di plastica, ma si chiamano giardini Baltimora, e vi faccio fare la panoramica. Sono stati sempre disprezzati un sacco questi giardini qua, ma ora che li guardo così con tutti questi palazzi intorno, cioè mi sembra un po', non so, Bryant Park. Eccessivo Bryant Park forse. Vabbè, insomma, bello. Tipo, io volevo farvi vedere la zona in cui siamo, ma non è possibile. Qua siamo in via La Vecca. È la strada che facevo quasi tutte le mattine, a volte prendevo un altro autobus e ne facevo un'altra per venire in ufficio. Mi piace da morire. Non so se perché è piccola, stretta, è piena di negozietti, case colorate. È una delle mie strade preferite qua dei vicoli. Eccoci qua, vi ho portato in questo posto che è un posto speciale. Ho trovato un angolo dove appoggiarmi, ma io in realtà sono accucciata per terra, però almeno voi avete una bella vista e non mi fa male il braccio, ma mi fa male le gambe perché non tengo la telecamera. E questo è un posto speciale per me, è il posto dove passavo tutte le mattine prima di andare in ufficio. Mi sedevo qua su questi muretti, mi ascoltavo una canzone intera con l'iPod, ancora l'iPod, e guardavo qua questa vista stupenda, questi colori, e cercavo la forza di entrare in ufficio. Non perché stessi male in ufficio, cioè non è che mi trattavano male, ma era il quarto anno ormai e appunto non arrivava lo stipendio, nel senso che alla fine sono rimaste 16 mensilità arretrate più TFR. Infatti molte di voi mi dicono: come hai fatto all'inizio col tuo lavoro? A parte che io poi ho continuato a fare part time l'ingegnera e part time la consulente d'immagine, però quando improvvisamente sono arrivati tutti quei soldi c'erano un po' di risparmi e ci ho dovuto mettere un avvocato, ovviamente. Ma se volete approfondire tutto questo, c'è un video proprio in cui ne parlo. E questo era proprio il mio posto speciale dove mi davo la carica. La musica mi ha sempre dato un po' di carica.
lo trovo veramente veramente bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Spero di venire qua con un tramezzino, un libro, a leggere in pausa pranzo. Presto. Perché presto avrò un ufficio tutto mio. Qui. Dove sì, potrete venire anche voi quando sarà a posto. Avrò un ufficio tutto mio. Sono andata stamattina a vederlo anche di nuovo con mio marito. Va bene, continuiamo il giro. Questa è la via dove lavoravo, si chiama Salita di Mascherona. Dietro di me c'è la facoltà di architettura che è bellissima. Vale la pena andarci. Non ci sono potuta venire per tanto tempo qui perché lo studio era ancora aperto e non ci eravamo lasciati proprio benissimo, visto che mi dovevano una cifra. Quanti zeri sono? 5 zeri. E quindi non ci eravamo lasciati proprio benissimo. Adesso però è chiuso e quindi possiamo farci un giro. Tra l'altro si entrava lì, no? E salendo si poteva fare questo ponte e uscire dall'altra parte, ma lo studio era più in basso. Quelle due erano le finestre della stanza dei miei capi. Quella lì, la terza, era la mia finestra. Il palazzo di fronte non sembra neanche, ma in realtà la mia finestra era sopra il palazzo e vedeva tutto il giardino, perché di qua c'era un asilo nido. Bene, momento di nostalgia finito, continuiamo a girare. Andiamo così dal basso, così posso parlare a lungo. Questo qua è uno dei miei posti preferiti, un altro dei miei posti preferiti. Siamo tra la Torre degli Embriaci, che avete visto prima, e Santa Maria di Castello, qua a fianco. Qui ogni tanto si può accedere al chiostro, ma tendenzialmente no. E vorrei provarci tra poco, anche se non so se è aperta la mezza la chiesa. Purtroppo c'erano delle panchine che adesso non ci sono più, quindi sono seduta su un muretto. È molto molto tranquillo, era vicino allo studio ma assolutamente non in vista dallo studio, quindi 3 minuti a piedi ma non in vista. Non ci sono venuta a lungo, però è un posto che mi dà un sacco di pace. Non so se dirvelo già o no, perché stamattina con mio marito abbiamo visto uno studio qua in centro, tutto per me. Non sarà immediatamente, subito, mentre vedete il video, e sicuramente ci faremo dei vlog, però sì, sarà. E quindi sono ancora più emozionata di fare questo giro. Mi è sempre piaciuto lavorare in centro. In realtà io ho cambiato un sacco di uffici nei 10 anni che ho lavorato, perché ho cambiato 3 datori di lavoro, ma in realtà 2 di questi hanno fatto traslochi. Il primo uno solo, il secondo 2. E il posto in cui siamo venuti era questo. E prima eravamo a San Pierdarena, in un mezzo ai grattacieli, in un posto squallido, non so se chi mi seguiva da allora, in un posto tristissimo, che era un ex magazzino, e quindi non aveva luce, cioè era una roba penosa. E quindi niente, quando siamo venuti qua in centro ho resistito un po' di più da questi che non mi pagavano, perché era bello il posto. Non consiglio di fare una cosa del genere, di restare, però io lì avevo un contratto d'apprendistato che durava 4 anni, ben pagato, se solo mi avessero pagato, e sapevo che tutti gli altri studi invece poi prendevano partita IVA finta, cosa che infatti poi è stato, e quindi ho resistito finché potevo, finché non mi hanno proposto la partita IVA finta anche loro, e allora no. Bene, proviamo a entrare nella chiesa? È bellissima Genova, venite a farci un giro.
bellissima. Ogni tanto qualcuna di voi mi dice: vengo a Genova per vedere l'acquario, c'è qualcos'altro da vedere? No, no, c'è solo l'acquario, poi il resto è una distesa di container. Poco conosciuta Genova, ma è molto molto bella. Ovviamente per i veicoli dovete sapere dove girare, anche se di giorno, a meno che non girate intorno alla stazione Principe, da questa zona qua dei vicoli, che è tutta quella da... oggi vi porto solo in giro da la zona di vicoli che sono divisi da via San Lorenzo, verso il mare e verso est. E quella di là magari ci sono alcuni vicoli a cui fare più attenzione. Io questa l'ho esplorata tutta benissimo, quindi anche c'è il vico della Pece qua dietro, per dire, perché è piccolo, stretto e nero, strettissimo, che ci spassi quasi toccando con le spalle. L'ho girata tutta quando ero qui in ufficio, ogni tanto quando c'erano le mie colleghe, magari, che erano due, quindi ok, se non c'erano le mie colleghe magari mangiavo una cosa veloce al computer e poi mi facevo un giro. Mi ero presa una cartina stampata da tutto città. Non era l'anno dell'uno che non c'erano i cellulari e il GPS, però forse il GPS col cellulare non mi ricordo, avevo già l'iPhone, sì, probabilmente sì, però non era così comune la cosa. E poi volevo proprio segnare sulla cartina tutte le vie che avevo fatto e le ho fatte tutte di qua. Bene, andiamo a vedere se ci aprono la chiesa. Se non ce l'aprono, andiamo nelle mie due o tre botteghe preferite e in particolare a magari comprare già della frutta. Non so se me la posso caricare dietro, perché volevo ancora portarvi in giro. Venite a Genova con delle scarpe comode. Non so se si vede la profondità dei buchi che ci sono tra le pietre. E qualche mattonata così. Scarpe comode, eh? È questo vico della Pece, alla luce accesa anche la mattina, perché tipo tu passi in mezzo ai palazzi e c'è una chiesa e non so se si vede quanto sia incastrata in mezzo ai palazzi, perché cioè è tutto così, questa è la mezza della chiesa, purtroppo chiusa. Questo è San Cosmo, bellissimo vico San Bernardo, pieno di negozi e anche di posti molto antichi dove venire, botteghe antiche. Stretto, stretto, lungo, lungo. Genova dovete avere tempo. Dopo che ho aspettato 10 minuti è arrivata una commessa, è arrivata l'altra, stavano servendo sempre le stesse due persone, stavano chiacchierando sul fatto che la terza commessa ha il Covid. Ho deciso che vabbè, potevo anche non comprarmi i rooibos e potevo continuare il mio giro e andava bene così. Peccato perché lì è molto buono, però d'altra parte, cioè nel senso, uno anche meno, non c'è problema tendenzialmente aspettare, probabilmente è un'ora in cui la gente sta lì e chiacchiera, ecco. Però ho fatto un sacco di riprese in questo posto stupendo. Bene, qui siamo di nuovo sotto il mio vecchio studio, eccolo là, altra angolazione, salita di Mascherona. Ci ho fatto anche la festa di laurea perché c'è un bar lì, ma andiamo, vedo se riesco a portarvi da una persona. Non mi dite poi che i vicoli sono sporchi, perché è il secondo pulitore che passa. Poi è ovvio che se vai in strade larghe 2 metri con palazzi di 7 piani non è che circola tutta quest'aria, però cioè, è il loro fascino, no? Vuol dire che a Venezia non ci sia l'acqua, ecco.
Non mi ero mai accorta che c'era Venere disegnata davanti a questa gelateria. Niente, speravo di portarvi da Virginia, ma è chiuso. Devo organizzarmi per andarci i giorni in cui è aperto e farvi vedere un po' di quello che fa, ma avete un po' sbirciato. Tanto lo rifacciamo, perché un giro di shopping nei vicoli, volete che non lo facciamo? Lo facciamo. Oh no, c'è ancora un posto, c'è una libreria. Andiamo. Ok, abbiamo trovato una cartina. Allora, noi siamo partiti di qua. Abbiamo fatto Via Ravecca, siamo andati qua sopra, siamo passati di qua, abbiamo attraversato qui, questa è salita Mascherona, siamo passati di qui, poi sono tornata indietro di qua, mi sono infilata qua, questa è la chiesa di San Cosimo, e sono passata a questo, è tutto piazza Vico San Bernardo, questa è piazza San Bernardo, siamo passati in piazza Ferretto dove c'è lo studio della mia amica che non ho visto, poi siamo ripassati di qua e ora siamo qui in piazza Valoria e questa è via San Lorenzo che vi dicevo. Questi sono i vicoli a, diciamo, sud-est da via San Lorenzo in qua e questi sono quelli in là dove ci sono delle zone un po' peggio, diciamo che questa zona qua è abbastanza tranquilla. Qui forse c'è qualche vicoletto un po' più isolato, eccetera, e però potete venirci tranquillamente. La libreria però è chiusa. È una bellissima libreria di libri usati. Stupenda. Però c'è un negozietto carino dove vi potrei portare più avanti. Eccolo qua. Guardate che carino. Molto particolare. Andiamo a fare un giro. Lo voglio. Voglio dire, non ve la comprate la maglietta Nugesemu, che vuol dire non ci siamo. Bellissimo, Pindemusse. Ho preso accordi con la proprietaria, dentro ci ho trovato una ragazza che conoscevo e abbiamo chiacchierato un po'. Una ragazza che anche lei ha un po' di passato nell'ingegneria. E vi faccio vedere dove compravo il pollo a pranzo e... Questa è Piazza delle Erbe che prima vedevamo da su e prima quel mostro azzurro non c'era. Ecco, immaginatevela questa piazza il venerdì sera completamente gremita di persone, che è da dove parte la movida genovese. A me i palazzi così, un po' scrostrati, affascinano tantissimo. Bene, finiamo qua dove abbiamo iniziato. Spero che questo vlog vi abbia fatto lo stesso effetto che ha fatto a me, di, non lo so, vita, gioia, emozione, serenità, svago fuori casa, presto sarò tutti i giorni fuori casa, sarà bellissimo. E niente, vi terrò aggiornati ovviamente su questo e sicuramente facciamo un altro vlog di shopping, appunto preso accordi. E sicuramente ci sarà un altro vlog prima di Natale, più natalizio di questo.